prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. E sono arrivate le 16 e 5 minuti primi, buon pomeriggio amici, bentrovati, sono Mariella Vitale, questa è Radio Dream on Fly, è mercoledì 18 novembre e abbiamo preso una buona abitudine di parlare di bellezza, di benessere, di economia circolare, insomma abbiamo preso una buona abitudine, quasi un vizio, ma un bel vizio, insieme a Lorenzo Cafferati che è qui con me, buon pomeriggio. Ciao Mariella, grazie ancora per questo invito. Grazie. Ci facciamo un'altra bella chiacchierata. Dai. Sì, insomma, grazie a te per avermi portato tutte queste cremine che veramente day cream all'oro, cioè polvere d'oro, cioè una cosa preziosissima. Poi ne ho un'altra, aspetta che adesso vi dico che cosa mi ha portato, una thermal lotion che è all'aloe vera, che praticamente fa un caldo bestiale quando c'hai i dolorini, che io sai con la gente decontratturante, ma tu hai detto che non hai nulla, stai no, benissimo, ogni tanto mi viene un dolorino qui, no? Così una contrattura alla se non hai niente non è che ti deve far venire apposta qualcosa. No, adesso me la faccio venire perché la voglio provare assolutamente. E poi c'è un'altra, l'aloe vera, che è sempre una crema multiazione per il giorno da spalmare idratante sul via. Mio viso, che così la mattina esco bella fresca. Erano le cose più semplici, la prossima volta porto qualcosa da bere. Ecco, questo è anche interessante, anche perché tu ci vieni sempre a parlare, adesso ci verrai sempre a parlare di cose che ci fanno bene. Non è che vengo a parlare di cose che fanno male. Ecco, io voglio portarmi avanti. Allora, cominciamo. La settimana scorsa ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un bel giro sul tuo pensiero, che non è solamente tuo, ma hai portato degli esempi importanti sull'economia circolare, di quanto una semplice idea che è partita in Bangladesh, se non ricordo male. Esatto, di Muhammad Yunus, di sì. Questo premio Nobel del 2006, premio Nobel per la pace. Ridiciamo solo due secondi, l'intuizione che se dai consumi quotidiani delle famiglie riusciamo a rendere da questi consumi una rendita stessa, esatto, per le famiglie. Perché c'era molta povertà in quel paese, quindi insomma, questa gente si laverà, si pulirà, utilizzerà dei prodotti per sé e per la propria famiglia, quindi perché non far diventare questi stessi prodotti fonte di reddito per queste famiglie? Esattamente, quello che noi mi sono innamorato di questo concetto perché è anche di attualità, no? Decisamente, certo, di attualità. Certo. Io credo che cosa possiamo fare alle soglie del 2021? Che possiamo fare noi nel nostro piccolo, certo, nel nostro quotidiano? Sì. Perché sennò ci affidiamo sempre a cose molto lontane, no? Molto utopistiche. Sì. A me è piaciuto questo progetto anche per l'alto tasso di fattibilità comunque che ha, no? Sì, esatto. Io credo che, guarda, ho pensato questo incontro, ovviamente, perché adesso sono venuto un pochettino meno sprovveduto. Sì. Quindi ho pensato. Sei stato già svezzato dalla volta scorsa, oramai non ti ferma più nessuno. No, beh, c'è sempre veramente tantissimo da imparare, soprattutto da te. Grazie. Però io ho pensato. Dunque, io faccio 50 anni a gennaio. Bene. E ho pensato come abbiamo vissuto gli anni 70, 80, 90, 2000. Sì. Perché sai, io sento che ci sono molte persone che giustamente stressate con anche la povertà che bussa alla porta, insomma, sì, non neghiamolo, perché bravo, io faccio un po' il buffone, però in realtà gli argomenti sono, esatto, veramente molto seri. Sì. E quindi, ripeto, le persone effettivamente sono un pochettino incattivite. Sì, no? È vero. Non voglio usare termini forti. No, c'è anche molto cinismo, attualmente c'è una cinismo, certa insensibilità. Si è un po', no? Incattiviti anche un po' da questo mondo che ci è un po' sfuggito di mano. Cioè, cos'è successo secondo me? Nell'arco di 6 mesi, un anno in Italia, sì, è successo quello che sarebbe successo in 6, 7, 8 anni, conoscendo i nostri tempi. Sì, esatto. Ok. Quindi questo ha trovato impreparato un po' di persone. Però io mi sono guardato indietro, ho detto, ma noi ci rendiamo conto quanto, almeno il pezzo di vita che ho vissuto io, come hai vissuto tu, quanto è cambiato e con che velocità sono cambiate le cose? Cioè, se io sono cresciuto con
ti ricordi proprio il telefono e i gettoni? A voglia, sì. E ci vendevano, ti ricordi il tubicino? Dei da gettoni, 10-20 sì, gettoni, sì, perfetto. Sì, si usavano anche come soldi di resto. Esatto, erano 200 lire forse. Era 200 lire, poi sì, sono diventate 200 lire, sì. Prima non lo so. Vero, ecco. E poi andava giù, no? Allora telefonavi ai genitori. Sì, avevano una durata, sì, certo. Andava giù, poi io li usavo, andavo in Valvenia, sopra Courmayeur, no? Sì. Ho avuto un'infanzia, devo dire, molto fortunata. Stavo 2 mesi e mezzo in Valvenia. E lì effettivamente in mezzo a queste pinete c'era questo unico, era l'unico telefono. Modo per comunicare, ma poi sì. Era anche interurbana, quindi andavano, certo, giù, andavano ancora giù più veloce, e certo, quanto era, un minuto, 2 minuti, no, lind, andavano giù, certo. Però ci avessero detto, tu ci avresti creduto? Non dico nel 2020, 2010, 2000, guardate che voi vi potete conoscere, guardare, telefonare, sì, esagerato, sì, sembrava fantascienza. Avevamo 2001 Odissea nello spazio, ma guardate che siamo nel 2021. Sì, esatto. Quindi in fondo noi siamo abituati a fare tanti cambiamenti, certo, anche dentro le nostre quattro mura. Pensa, fa parte della nostra evoluzione, ecco. Però adesso c'è un po' di reticenza, forse perché è arrivata in un modo brusco, forse perché sì, è arrivata toccando certe sensibilità. Poi sai, io parlo per l'Italia, è uno stato, una terra un po' tradizionalista, poco avvezza alle novità, poco avvezza alla tecnologia, un po' perché siamo sforniti proprio noi come strutture, no? Di comunicazione, e un po' anche perché non abbiamo gli strumenti, diciamo, culturali. Per poter accettare dei cambiamenti di questo genere, credo che il processo italiano sarà un processo un pochino più faticoso rispetto ad altri paesi. Ma infatti guarda, io sono consapevole che sono qua a toccare degli argomenti, per cui uno mi dice, senti, parlami di un prodotto. Sì. Io invece la sto prendendo molto più larga, perché come dici tu, larghissima. Il problema è culturale. Sì. Quindi ora come ora, arrivare a cambiare delle abitudini, perché ho fatto questo excursus? Perché continuiamo questa parabola di cambiamento, non andiamo avanti col freno a mano. Noi sappiamo benissimo che ad ogni rivoluzione che c'è stata sono cambiate delle abitudini, sì, sì. Sappiamo anche bene che sono spariti dei lavori, ma se ne sono creati altri. Esatto. Siamo stati fino agli anni 70-80 e io guardo, prendo una canzone, allora tu ti ricordi, no? Il Buon Arbore. La vita è tutta un quiz. Sì, sì, certo. Negli anni 70-80 noi eravamo concorrenti, telespettatori, sì, sì. E con i quiz che si vincono i milioni. Esatto. Quando diceva, poi insomma lui ci va a nozze, no? Con i doppi sensi. Quindi quando diceva il padre al figlio ti do un consiglio, tu comandi fino a quando in mano il tuo telecomando. Esatto. E questo potevamo fare, potevamo cambiare canale. E quindi già quando una tu dicevi, è quella. No, ma è sì. Così. E sì. Ogni volta è così. Dicevi, con l'audience punivi o promuovevi un programma. Certo, certo, certo. Poi adesso chi è che guarda la TV? TV? Nessuno, pochissimi. Perché tanto io l'80% del tempo lo passo al PC o allo smartphone. È vero, è vero. Quindi non era più il telecomando il nostro scettro. No, adesso è diventato molto più piccolo. Siamo poi, secondo me, dagli anni 90 diventati, dal telecomando, da concorrenti, siamo diventati utenti. Ma non solo, no. Secondo me votanti, televotanti. C'è stato il voto. Sì. E allora mani pulite. Allora con il voto noi punivamo chi rubava, abbiamo tirato via il pentapartito, pullulare comunque di partiti, eccetera. E poi ragazzi, e poi dopo non abbiamo neanche più votato. Esatto. Difatti l'astensione è notevolissima all'interno del nostro paese. E prima del 2018 era più di 10 anni che non votavamo. Sì. Che cosa possiamo fare nel 2021 ora? Che cos'è l'unica cosa, Mariella, dilla, che noi possiamo fare? Non lo so, vivere? Fare soldi? Guadagnare? E decidere dove mettere i nostri soldi, ecco. È l'unica cosa che possiamo fare, se ci tolgono un telecomando, sì. Se il voto non serve, ma non sì. Perché è un inno all'astensionismo, ma insomma abbiamo visto poi, sì, non siamo noi a spostare, ecco, no, no. Anche perché i grandi disegni, le leggi, trovati gli inganni, ma poi uno sa, la gira, la fa, la disfa, non votiamo
più la persona che vogliamo noi, quindi poi alla fine, insomma, l'unica cosa che veramente noi possiamo fare nel cambiare le nostre abitudini quotidiane è decidere dove mettere i nostri soldini. Io ci ho pensato bene a questa cosa, sai Mariella? Sì. E appunto attraverso l'azienda che tu in qualche modo stai cercando di rappresentare, anche se non lo diciamo molto spesso, non lo diciamo spesso che azienda è, un po' è proprio la filosofia nella quale tu credi, no? Ma in LR Italia, diciamolo, abbiamo un'alternativa a quella che è l'economia verticale. Ok, io in tutti questi anni credo che ho fatto, devo dire, finché non ho conosciuto LR, perché poi io non arrivo da altre aziende concorrenti o altre realtà simili, ho fatto la spesa al supermercato, ho fatto la spesa a più o meno grandi, piccole catene, non si può fare nomi, vero? Certo. Non possiamo fare nomi, va bene, comunque iper lì, quello là, ci sono anche queste 4-5 catene ad esempio di prodotti di benessere eccetera, quindi certo. Onestamente io ho sempre comprato in questi tipi di realtà, però non ho mai ricevuto nulla in cambio, ecco. Mentre invece io ho speso e basta, ma sì, ci sta, dati. Non mi aspettavo neanche, voglio dire, no, si è preso il prodotto, ciao, arrivederci. C'è la tessera punti, sì, che io non mi è mai piaciuta molto, non ho la pazienza, non ho mai accumulato punti. Quei punti dove tu devi raccogliere una quantità incredibile di punti e spendere almeno 200.000 euro, dopodiché per prendere il premio devi vendere un rene insieme ai punti e poi forse ti danno il premio. Sì, ma infatti, ma io non mi sono neanche mai messo, proprio onestamente. Non hai la pazienza. Non ho la pazienza e non penso ne valga neanche la pena, anche perché poi se uno si fa i conti, ecco. Mentre invece LR Italia che cosa succede? Allora, mentre invece con LR Italia io posso andare comunque a comprare nel mio supermercato innanzitutto, questa è una grande differenza, penso che ci sia una gran soddisfazione a comprare delle cose in una società in cui io vi partecipo in piccola parte. Ho uno sconto che parte dal 30% in su, questo appena io decido di far parte di questa realtà LR Italia, non devo aspettare il 3x2, i fondi di magazzino, almeno tutte le cose che abbiamo già visto. Io ho degli sconti che partono dal 30 fino al 50-60%, perché con il codice della società parto almeno da un 30%, o poi anche lì delle offerte o dei set o delle promozioni, addirittura molte volte insomma ci sono praticamente dei prodotti che sono a costo assolutamente zero. Bene. Ma questo è possibile perché si va dal produttore al consumatore. Anche qua io faccio un po' di riferimento, non voglio mischiare insomma sacro e profano, però tu ti ricordi i gruppi di acquisto, no? Sì, andavano molto in auge, sì. Io ho un po' paragonato questa cosa, perché? Perché fondamentalmente andavi a comprare dal produttore, dal contadino. Sì. Ok. Prendevi grosse quantità che poi suddividevi fra tutti. Bravissima, certo. Bravissima. Sì, certo. Qua se noi pensiamo che molte volte, almeno io ho visto, un codice LR permette magari di soddisfare i consumi di un'intera famiglia, di un intero nucleo familiare. Sì, se poi andremo a conoscere, no, quali sono questo tipo di prodotti e quanti bisogni possono soddisfare, necessità possono soddisfare, insomma, poi esatto, anche conto. Perché come abbiamo detto sono prodotti di tutti i giorni, esatto. Quindi il fatto di avere un codice, noi chiamiamo codice premium, innanzitutto è il primo biglietto per entrare, sì, ok? Sì. Questo codice non ha nessun costo, comunque non devi avere cose, e già questo fa la differenza, perché molti per accendere un codice e devono pagare un affitto. No, il codice premium mi permette di avere questi sconti, di avere poi dei voucher per eventuali acquisti successivi e addirittura poi di avere anche, non so, 10 euro se magari lo dico all'amico e faccio un passaparola. Sì.
arrivi anche a pagarti la spesa, questo fa anche già piacere, perché ricordiamo sempre che sono dei prodotti pluricertificati con certificazioni internazionali prestigiose, che sia per quanto riguarda la salute, che sia per quanto riguarda la pelle o l'anti-age, sì, o la cosmesi, sì, sì, abbiamo tutte le certificazioni, quindi a parità veramente di spesa o comunque dei prodotti molto di elevata qualità. Bene, questo non guasta, direi. Ma poi è inevitabile che sia così, è un discorso abbastanza logico. Se io tolgo la filiera e se penso non so, una profumeria, adesso mi sono sempre in difficoltà quando faccio degli esempi perché non voglio toccare delle categorie, però insomma in qualunque catena anche di grande distribuzione comunque hai il fornitore, il trasporto e quant'altro, certo, è tutta una serie di passaggi che ovviamente incidono sul prezzo finale del prodotto, cosa che invece qui si salta. Si salta, ma soprattutto la cosa che è interessante secondo me, mettere un piede nell'R Italia secondo me soddisfa tre domande che adesso sono molto, molto importanti. La domanda salute innanzitutto, perché ti dico, guarda, domenica noi abbiamo fatto un Digital Day, non era dell'intera azienda, era del nostro gruppo, del Team Record, e tantissimi sono partiti come me semplicemente perché questi ottimi prodotti impensati da un comitato scientifico, costantemente rinnovati in continua ricerca, hanno dato degli ottimi risultati proprio a livello di salute. Bene. Quindi credimi, sembra una cosa anche lì banale, sì, ma tantissime persone che poi veramente stanno facendo molta strada all'interno dell'azienda, vedi, sono partiti come consumatori. Quindi sicuramente c'è una domanda di salute. Certo. La seconda domanda è palese, che sia di lavoro. Certo. Lavoro, perché avere un codice anche premium, se vogliamo, facciamo un ingresso soft, ecco, certo, che non ci impegni, non ci sentiamo di dover fare chissà che cosa, però intanto risparmio sicuramente, non disperdo anche le mie energie, perché io prima andavo in 3 o 4 posti diversi, cioè per avere quello che mi danno determinati prodotti DLR, sì, andavo in 3 o 4 posti diversi, certo. Quindi, che potrebbe essere la parafarmacia, ecco, piuttosto di, che ecco, di tu. Sì, no, appunto la parafarmacia, la profumeria, la farmacia, la parafarmacia, la farmacia, la profumeria, supermercato, l'iper, esatto, esatto. Quindi non sono 2 o 3, ma sono un bel po'. Insomma. No, vabbè, comunque adesso al di là di questo, noi dimentichiamo però di dare sempre, io vorrei dirlo ai nostri ascoltatori, che c'è un modo per poterti contattare. Sì, perché se uno vuole capire un attimo. Ma infatti ripeto, per quanto riguarda poi la parte di lavoro, la cosa interessante è che io questo codice che mantengo, consentimi tra virgolette, comunque a vita, sì, è un codice che può dare anche molta serenità, perché è comunque un'opzione in qualunque momento, certo, per te o magari che, ma chi è che di noi non conosce una nipote, magari la figlia, lo zio, certo, la quale possono che fare cercano comodo, veramente di sbarcare il lunario, certo, io certo, da consumatore posso passare a fare, con tutto il supporto che l'azienda dà, che è veramente tantissimo, perché davvero non si è soli, ecco, anche qua fai impresa, no? Noi diciamo fai impresa con la tua spesa, sì, ma fare impresa di solito si è da soli, quante volte ne abbiamo è parlato, vero, anche con il cavalier d'Alessandro, certo, la solitudine dell'imprenditore, qua esatto, non sei da solo, perché hai gente più esperta, hai costantemente conferenze di grande formazione sui prodotti, vabbè, a me piaceva molto anche l'argomento, esatto, tu sei portato, proprio appassionato, da un appassionato, quindi per me è veramente una passione, formazione anche per quanto riguarda del marketing, cioè parliamo di un grande bagaglio che delle persone hanno fatto in tanti anni, certo, che ti viene dato gratuitamente. Hai capito, hai detto niente. È un percorso, sì, quindi imprenditoriale, in cui sei accompagnato per mano e ti viene dato gratuitamente, ed è un'opzione che porta davvero con metodo di grandi risultati. Poi per carità, non è una fabbrica di illusioni, attenzione.
Sì, nel senso che io i miei anni me li tengo, però se metto una cremina ne sembra di averne di meno, in questo senso. No, ma anche proprio a livello lavorativo. Stavo sdrammatizzando. No, ma vabbè, io ho saputo la tua età oggi, non la rivelo, ma non l'avrei mai detto. Pensa che la prossima settimana, adesso che metto questa cremina, non mi riconoscerai proprio. Anzi, sarò io una non bambina. So. Non so come hai fatto finora senza LR. Ma infatti la prossima settimana chiedi pure la carta d'identità, sono io. Allora, diciamo subito che dove ti possono trovare, perché il nostro tempo a disposizione è terminato, ma come possiamo fare per contattarti, Lorenzo? Beh, allora, dai, social per forza, ragazzi, ormai sì. Online nei social, no, mi dovete nessuno. Sopportare, no. Anche con tutti i miei limiti, ma mi trovate sicuramente su Instagram, su Facebook, come Lorenzo HB, che ho già detto, che è Health and Beauty, esatto. HBLR, che è il nome dell'azienda, sì. Ci sono tutti i miei contatti, dalla mail al cellulare e quant'altro. Sono sicuramente pubblici, quindi sei disponibilissimo. Disponibile, perché poi ogni persona ha una storia, quindi uno può benissimo farsi una chiacchierata, certo. Parlare e dire: guarda, io ho questo curriculum, ho questa esperienza. Ci sono delle professionalità che non devono andare sprecate, certo. Ci sono dei percorsi di vita che non devono essere buttati al vento. E mi raccomando, non fatevi prendere dallo sconforto. Bravo! Ah, oh, che bel messaggio! Assolutamente. Che bel messaggio! C'è speranza, c'è chi apprezza la vostra professionalità di anni e anni, c'è da recuperare dignità, rispetto, e tutto questo deve essere fatto. Un bellissimo messaggio da parte di Lorenzo Cafferati, che non è venuto qui a vendere la cremina. No. Ecco, è venuto a parlarvi della cremina, ma non vuole vendervi la cremina. E questo è meraviglioso, lo conosceremo nel corso dei nostri appuntamenti, perché vi assicuro che è un personaggio, un personaggio assolutamente da contattare. Ve lo consiglio, non so se hai raggiunto il numero massimo di contatti su Facebook. Noi siamo amici, tra l'altro, sì. Su Facebook, non so, il limite massimo è di 5.000. No, ma figurati, non ancora. Ma beh, perché allora, ne hai preso, Mariella? Io ho dei seri problemi ad accettarne ancora di amicizie, perché sinceramente, ma tu sei il VIP, io sono su Facebook da molti anni, quindi ho un percorso dietro. No, ma adesso facendo due conti, allora effettivamente adesso che so la tua età, effettivamente esatto, pensa quanti anni ci ho messo. Però voglio dire, cominciate a fare un bel botto, chiediamo l'amicizia a Lorenzo HB, lo trovate, perché è quel ragazzo che ride sorridente nella foto profilo, che ha promesso la cambierà subito, perché metterà subito lui con la cremina di aloe, con la bibita di aloe, no? Con cosa? Ah, sì. Con cosa mi avevi detto? Beh, no, prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento, va bene. Okay. Per il momento ci limitiamo con le fotografie, perché adesso rilasceremo un podcast che pubblicheremo anche sulle nostre pagine Facebook, e che Lorenzo a sua volta rimanderà ai suoi amici, ai suoi contatti. E intanto però noi ci dobbiamo risentire la prossima settimana. Sì, tu mi accontenti sempre su tutto. Io ho scelto semplicemente una foto in cui c'era questo prendersi per le braccia, fare rete con le braccia, di mani, mi sembrava molto di più adatta. Di vari pigmenti, tra l'altro. Esatto, e poi mi accontenti anche con le canzoni. No, non ce l'ho. Tanto. Che cosa volevi? Vabbè, scusami, pazienza. Cosa volevi? Volevi pazienza. Di nuovo Vasco? Io, guarda che io lo cerco, No, metti cosa vuoi tu, va bene. No, vabbè, adesso vediamo un po'. Ma cosa vuoi, Vasco? Va bene, Mariella. Non mi chiedere queste cose, così all'improvviso io non. Cos'è che mi avevi chiesto qualcos'altro? Sì, non me lo ricordo. Sì, ma la prossima, allora, non c'è problema. Te l'ho anche mandato, ma va bene. Me l'hai mandato? Giuro che non lo sapevo. Credimi, no, non l'ho bene, visto. Va bene. No, vabbè. Io non posso mettermi a cantare, perché ti assicuro adesso ci becchiamo Vasco Rossi. Vasco, comunque. Ma Vasco va sempre quello bene. Va bene, lui come il nero, va su tutto. È un modello. Vi assicuro che di rivoluzione. Sfida. Vedete quanto è cambiato Vasco, ragazzi. Cambiamo allora, tutti. Esatto. Ma poi, tra l'altro, questa mia distrazione rivela alla fine che i miei anni ci sono. Non è che non ci sono. Quindi. No, è che tu sei troppo presa dal discorso che io faccio. È vero, no, ti assicuro che mi è sfuggito completamente. È strano, perché di solito sono molto più attenta. Ma io dico che Vasco Rossi, anzi, è un piacere sempre ascoltarlo, forse perché è uno dei miei artisti preferiti, se non il primo, e sono convinta però che piace anche a te tantissimo. E allora senti, io ti aspetto di nuovo mercoledì.
con il nuovo, le nuove cose che, della quale ci parlerai, perché ci dobbiamo preparare al Natale e non ci lascerai così a bocca asciutta, vero? Ci darai delle coordinate, delle cose per fare. Certo, certo. No, no, ma anche perché tu vuoi che io parli assolutamente di altri, certo, prodotti, cioè, sì, va bene. No, no. Pensavo di parlare di economia partecipata. Fino alla nausea. Grazie, grazie Lorenzo. Grazie a voi. Ti aspettiamo. Ciao e grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Appuntamento con Lorenzo Cafferati, con lui e con tutto quello che c'è intorno a lui per mercoledì prossimo alle 16. Ancora qua. Dream on Fly. Si vola in alto.